Ciao amici, benvenuti in un nuovo video. Vi porterò con me a fare un'operazione. Sono molto molto contenta e infatti non vedo l'ora di portarvi con me in ogni passo. Sono stata a fare gli esami una settimana e mezza fa, però poi non vi ho più registrato alla fine perché mi sono scordata. Però tutte le visite e gli esami sono andati bene. Ne ho fatti veramente tantissimi, poi se volete sapere quali nello specifico ve lo dirò nei commenti e ho fatto anche appunto la visita che mi ha detto che era tutto a posto. E quindi io vi porterò con me proprio nell'effettivo. Oggi sono andata a togliere quest'unghia qui perché appunto servirà un'unghia libera per la saturazione e io adesso sto preparando il borsone per domani perché partiremo la mattina, dato che devo andare a Verona e mi opererò verso il primo pomeriggio. Andiamo quindi a preparare il borsone insieme. Io entrerò in clinica domani, che è giovedì, e tornerò venerdì, però farò lì una notte. Non si sa mai, quindi io abbondo sempre un po' quando devo portare le cose. E ora vi mostro cosa porto. Allora, come prima cosa, queste ciabattine per essere sempre comodi. Di felpe, in teoria, ne ho portate 4, ma vi spiegherò il motivo. Perché non potrò utilizzare magliette per i primi giorni, dato che me le dovranno mettere da dietro, quindi devono essere con la zip. E quindi ne ho portate 4. Penso però che ne toglierò una. Penso questa qui azzurra e metterò una vestaglia perché non so, magari è più comoda. E poi ho preso due pigiami. Questo qui è lungo e questo qui invece è corto, però tutti e due si aprono davanti, quindi sono comodi. Ho messo qui dentro un po' l'essenziale, qua dentro sono le cose per lavare il viso e chiudo il beauty. Buongiorno amici, oggi è il giorno dell'intervento, qua ci sono tutte le mie cose in borsone. È lunedì pomeriggio, mi sono alzata tipo un'oretta fa perché devo essere là tra un'ora e mezza, quindi cerco di alzarmi il più tardi possibile per non sentire fame e sete perché appunto non posso bere da mezzanotte né mangiare. Quindi nulla. Esco che c'è la mamma fuori che mi aspetta. Siamo arrivati con la mia bellissima cartella e ora entriamo perché mia mamma deve andare a fare il check-in dell'hotel che dormirà appunto in hotel qua nella clinica. Allora, questa è la camera, questo è il bagno, la doccia, l'armadio, questo è un letto in più perché boh, c'era disponibile soltanto la quadrupla, il letto. Due tavolini. Bella vista. Una bellissima Decathlon. No, vabbè, però molto carino l'hotel, davvero. Super bello. È arrivato il momento di scendere giù. Mi sto impanicando. Nulla. Sono le 15:30, quindi devo scendere. Saluta, caro. Ciao. Come tu metti i miei capelli? Sono bellissimi, mamma. Ti chiamano Brooke. Eccoci qua, questa è la mia stanza che mi hanno dato lì sulla televisione. Mi hanno messo questo camice, ora ve lo faccio vedere meglio. Là ci sono anche le mie scarpe, ma mi sono messa i calzini, anche perché dopo metterò quelle ciabatte lì nere. Dovrei mettere via la maglietta, ma ora lo faremo perché io odio il disordine. Chiudiamo intanto questo. Prendiamo questo. E là. Mangiamoli. E qua c'è il bagno. Ecco il mio camice. E niente, ora aspetterò qua perché ho compilato tutte le cose che dovevo compilare. Mi hanno anche fatto la visita dell'anestesista, ma è andato tutto bene. E niente, mi hanno fatto anche il tampone, però anche quello negativo. Sono venuti a prendermi la vena. Io sono qua che mi sto guardando un film. Il dottore mi ha fatto tutti i segni che doveva fare. Adesso non vi faccio vedere la mia condizione. C'è questo coso in testa che non mi piace, ma possiamo andare. Ciao amici, ho finito l'operazione. Scusate se non ho ripreso proprio appena finita, ma ero tutta stordita dall'anestesia e adesso sono più tranquilla perché ho dormito diciamo un paio d'ore, sono stata tranquilla, oddio. Tra l'altro non mangio da 24 ore e adesso, dato che ho appena finito l'anestesia, non posso mangiare più di tanto, quindi mi hanno portato questo. E io sono stata benissimo proprio, non ho sentito assolutamente niente e nulla. Adesso mangio qualcosa, poi cercherò di dormire ancora un po' perché appunto sono le 11, ma non so quanto riuscirò a dormire stanotte. E poi mi prescriveranno tutti i farmaci del caso. Comunque l'equipe è stata pazzesca, veramente bravissimi. Mi hanno fatto proprio sentire a mio agio, non potevo sentirmi meglio, giuro.
Ciao amici, buongiorno, sono le 6:30, mi sono appena svegliata, ieri alla fine sono crollata, penso di non avervi neanche dato la buonanotte, però ero tutta imbottita di antidolorifici, ero tutta un po' sballata, quindi non mi sono neanche resa conto di essermi messa a dormire. Mi sono svegliata poi una volta ogni ora, e più per i fastidi, addormentavo subito, quindi ero anche abbastanza tranquilla. E nulla, io adesso sto facendo colazione. Non ho ancora fatto un pasto vero da tipo un giorno e mezzo, però fa niente. Mi sono svegliata per la luce più che altro adesso, e perché l'infermiera non mi sa svegliarmi. E basta. Oggi penso che mi dovranno fare qualche visita e poi posso tornare. Ciao ragazzi, ciao amici, è arrivata la Caro in mio soccorso. Non alzare troppo il braccio. Non lo sto alzando. E ora mi pulirò un pochino qua perché sono tutta sporca. E basta, poi possiamo uscire che mi sono vestita, anche perché dovrei farmi togliere questo al momento. Dai. Dai caro. Dovrebbe essere scritto 355. Telegrammi. Sono qua. E ho appena preso l'antibiotico. Ciao amici, siamo venuti a fare un giro a Verona, che è molto bella, e io penso che non ci sono mai stata, se non una volta 8 anni fa, non lo ricordo onestamente. E va tutto bene, ho anche comprato 2 paia di scarpe, per cui mia mamma non è d'accordo. Comunque va tutto bene, l'unico fastidio che sento è che prestano molto e basta, adesso va tutto abbastanza bene, non riesco ad alzare le braccia più di così, tipo, però del resto è tutto ok. Allora siamo tornati, stiamo tornando a Milano, che abbiamo fatto un bellissimo giro per Verona e ci è piaciuta tantissimo. Prossima tappa, abbassi un po' la macchina. Prossima tappa vorremmo fare Venezia, che l'ultima volta che sono andata sarà 700 anni fa, sempre con mia mamma. E nulla, riguardo al seno va tutto splendidamente, l'unica cosa appunto che non riesco ad aprire molto le braccia, queste cose. Martedì dobbiamo tornare, poi comunque vi aggiornerò sempre nel vlog perché devo tornare a fare la visita. Aia. Questa è una cosa che mi fa male, tossire o starnutire. E martedì torneremo appunto per fare un check, però a Vicenza. Quindi vi porterò sempre con me per vedere come va. Ciao amici, oggi è il 6 mattina e io mi sono operata alle 4 verso le 6 del pomeriggio. Quindi diciamo che sono passate più di 24 ore dall'operazione, ma penso che questo momento sia il momento più doloroso negli ultimi giorni, perché appena uscita dall'operazione non sentivo dolore né niente, perché comunque ero sotto anestesia. Ieri, che era il 5, non ho sentito questi grandi dolori, oggi invece sto proprio cominciando a soffrire pesantemente e diciamo che sono atto dormito, però non riesco proprio a muovere le braccia, ma neanche di tanto, così sento tutto un dolore qua ai lati. Quindi nulla, adesso prendo il Toradol e l'antibiotico. Comunque il Toradol è un antidolorifico e vabbè, l'antibiotico lo devo prendere sperando che vada meglio. Se no nel caso qua ci dovrebbero... Questo qua è come se fosse un corpetto ed è stretto al massimo. Che se proprio mi fa male posso allentare di uno, anche se io vorrei non farlo e quindi sopportare, ma vedremo. Quindi vi terrò aggiornati. Ciao amici, oggi è domenica, quindi quanti giorni sono passati dal mio intervento? Non me lo ricordo più. Sono passati 3 giorni dal mio intervento perché mi sono operata al 4. Il 5 stavo da Dio, proprio da Dio, perché mi sono operata al 4 pomeriggio tardi. Il 6 stavo malissimo, che era ieri. E oggi spero di star meglio. È mattina e mi sono già svegliata tardi, nel senso che devo svegliarmi alle 9 per prendere l'antibiotico. Mi sono svegliata alle 11, quindi ho preso l'antibiotico tardi. E anche il Toradol tardi. Dopodomani dovrò andare a Vicenza per fare i controlli. Comunque spero che mi toglieranno queste fasce bianche che al momento comincio ad odiare.
In questo vlog vi aggiornerò soltanto di giorno in giorno su come sto, perché durante la giornata io non faccio veramente nulla, ma niente, se non stare principalmente seduta, perché stare sdraiata è molto più complicato, dato che poi una volta ti devi rialzare, fa molto molto male, e quindi preferisco stare seduta, ma anche tipo dormire, dormo con un sacco di cuscini sotto, così sto più alzata. E nulla, quindi vi farò poi sapere comunque passo passo come va durante i giorni. Cosa che dico alle persone che hanno paura degli interventi, perché anche io avevo molta paura dell'intervento in sé, perché avevo più paura, diciamo, del fatto tipo di entrare in sala operatoria, farmi fare l'anestesia totale, tutte queste cose. Ma io sono uscita dalla sala operatoria dicendo voglio rifarlo di nuovo. Inconscia comunque ovviamente tutta con i farmaci e tutto, non mi ricordavo neanche, mi hanno detto i dottori, però cioè io stavo benissimo quando mi hanno operata, perché voi non ve ne accorgete, entrate che state benissimo e uscite che state ancora meglio, perché siete tipo in un altro mondo. Quindi non è sicuramente l'operazione in sé che vi fa del male, sono i giorni dopo che dovete contare che sono molto fastidiosi. Aiuto, mi fanno molto male. Carine, siamo verdi entrambe. È vero. Okay. Comunque, oggi è il giorno della visita. Io sto decisamente molto meglio. Non ho preso trichipirina ieri e oggi devo prendere il trichipirina o antibiotico? Antibiotico e tachipirina. Antibiotico e trachipirina, anche se però sta bene, però li prendiamo lo stesso. Sai cosa mi sono dimenticata di prendere ieri? Le pastiglie all'ananas. Quelle invece sono da prendere assolutamente perché sono gli antinfiammatori. Mi sono dimenticata. E nulla, stiamo andando verso Vicenza e alle 2:30 abbiamo la visita. Ora sono le 11. Ma Devo scusami, andare a fare colazione. colazione. Ho finito la visita, raga. Sono qua a Vicenza. È andato tutto bene. Mi ha detto che comunque il registro lo devo tenere per un mese su. E quindi dopo devo ritornare qua quando torno da Palma e torno al 19, quindi il 19 stesso vengo qua e niente, penso che comunque non potrò fare il bagno, fare tante cose purtroppo, quindi dovrò tenerlo su, però sono bellissime, troppo belle, sono troppo contenta e niente, adesso andiamo a farci un giretto per Vicenza e niente. Raga, buongiorno. Oggi il 10, io cosa tu c'è il ghiaccio? Oggi è il giorno peggiore dell'intervento. Non ho mai sofferto così tanto dal giorno dell'intervento fino ad adesso. Ho un male atroce perché ho smesso. Non riesco a muovermi. Ho un male atroce veramente a qualsiasi parte del seno, perché avevo smesso di prendere gli antidolorifici perché era finita la cura, ma ho chiamato il chirurgo e gli ho detto io non ce la faccio stare così e mi ha detto di prendere una tachipirina adesso, poi un altro pomeriggio e un'altra stasera insieme al Toradol che era l'antidolorifico, perché io sto troppo male, no, sto veramente malissimo, non riesco a muovere, comincio a farmi male la schiena, quindi spero che oggi migliori. Cioè, spero vivamente che la tachipirina faccia qualcosa perché sto male. Io odio ingoiare le pastiglie. No, veramente, spero anche che il ghiaccio aiuti. Perché non mi riesco a muovere. Giuro, è bruttissimo. Ciao amici, io sono a Palma de Mallorca e sono passati ormai 13 giorni dall'operazione, quindi è passato un bel po'. E vi devo dare aggiornamenti sicuramente perché vi ho lasciato con un'ultima clip per cui stavo veramente malissimo. Tra l'altro quel giorno vi ho ripreso soltanto la mattina che stavo terribilmente, ma durante il giorno sono stata ancora più male. Mi è salita la febbre a 37-38, non mi ricordo adesso, ero completamente sdraiata nel letto, non riuscivo neanche a muovermi. Quindi vi giuro che mi imboccava perché non riuscivo a muovermi di un centimetro e sono stata proprio male. Però fortunatamente ho avuto un chirurgo veramente bravissimo che ogni 2 per 3 mi chiamava, mi consigliava cosa fare, che cosa prendere, che cosa non prendere, eccetera. E quindi mi ha allentato sicuramente il dolore e
sono stata veramente super fortunata, per questo vi dico e vi consiglio, affidatevi solo a chirurghi bravi quando dovete fare operazioni così importanti, non al primo che capita, semplicemente perché risparmiate, perché risparmiare su queste cose poi ve ne va della vostra vita, quindi state attenti. Vi posso solo dare il mio più grande consiglio se siete di Milano o comunque dintorni, anche perché io sono andata a operarmi a Verona, quindi io sinceramente se questo chirurgo fosse stato a Palermo sarei andata fino a Palermo per operarmi, quindi vi do questo grande consiglio e nulla, poi ovviamente vi lascio tutte le info nella descrizione perché è un consiglio spassionato dal cuore. Poi vabbè, diciamo che mi sono più o meno ripresa da quel giorno perché ho ricominciato a prendere antidolorifici e tachipirine proprio a go-go. Chiaramente il dolore poi piano piano va scemando. E nulla, adesso diciamo che dopo 2 settimane sto abbastanza bene, riesco ad alzare bene le braccia. Sicuramente ancora un po' di fastidio ce l'ho. E dopo domani vado, che appunto torno in Italia, vado a fare un'altra visita. Non so se mi toglieranno i punti, però vi porto sempre con me, così vi faccio sapere se me li toglieranno, comunque cosa mi diranno. E so solo che poi appena tornerò in Italia sarà il momento in cui potrò tornare a guidare, che prima appunto non potevo farlo, però adesso le braccia comunque le alzo senza problemi e senza dolori. Quindi vi ripeto, un pochino il muscolo comunque mi fa male, soprattutto la parte sinistra mi ha fatto male per molti più giorni, però diciamo che è normale il dolore post operazione. E certo, mi tiaghino dentro che si sente. E nulla, vi tengo aggiornati. Ciao amici, allora non vi ho registrato la prima parte mentre stavamo venendo qua a Vicenza, adesso stiamo tornando, dato prima dobbiamo passare un attimo a Verona per fare una cosa, perfetto, però sono andata a fare appunto la visita e sono buone notizie, finalmente posso togliermi il reggiseno almeno per fare la doccia, quindi durante quel poco di tempo potrò toglierlo. Potrò anche finalmente metterlo a lavare e quindi poi utilizzarne un altro che lui mi ha consigliato di ordinare su Amazon, oppure un altro comunque sportivo che sia contenitivo. E posso cominciare a prendere pesi e a fare attività fisica comunque della parte bassa e poi dopo un mese tornare a fare un po' quello che mi pare. E niente, quindi ovviamente ho smesso già con tutte le medicine e tutto, sta sicuramente molto meglio. E basta, poi dovrò tornare di nuovo qua tra 2 settimane, quindi quando sarà passato un mese dall'operazione, però poi vi aggiornerò magari su Instagram per terminare comunque questo vlog e finirlo esattamente qua, dato che le cose basilari me le hanno fatte sapere tutte. E niente, io vi mando un bacione grande, ci vediamo al prossimo video che non so quale sarà, però consigliatemelo voi. Ciao ciao.